Devo prendere un'arma? Triangolo. Sono tutti triangoli. Con l'occhio. ST cos'è? Dove stare pensato, no? Ah, che bello. Sempre in giro. Allora, quindi noi stiamo entrando in questo posto abbandonato. Abbiamo davanti questo tunnel e ci addentriamo. In, credo, un sottoscala. Passiamo di qua. Hai visto che bello io questo posto? Io sto tremando, non riesco a star fermo. Ragazzi, cioè non è veramente stato, è stato veramente un momento, ragazzi. Adesso siamo dentro. Esattamente dentro, avete visto questa chiusura, questa specie di finestra, e qua c'è l'altra, ok? Siamo praticamente dentro a una specie di stanza, non si capisce. Qua abbiamo sentito il rumore prima e ragazzi, adesso ci muoviamo perché qua sento una sensazione bruttissima, stranissima. Sento come se c'è qualcuno che è appoggiato dietro di me. Posso andare? Che cos'è? Oh, scappa, 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 vai, 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 vai! Corri, 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 esci, esci, esci! Vai, 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 corri, 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 corri! Dove devo andare? Vai, 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 esci, 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 esci! C'è qualcuno! No, no, no! Ma no, magari è stato qualcos'altro! C'è qualche animale? No, un animale qua dentro. Non lo so. Cioè ragazzi, c'è qualcosa, siamo dovuti uscire perché nel momento in cui abbiamo deciso che di attraversare. Facciamo? Io non ritorno. Proviamo a fare il giro di là, magari. Nel momento in Ma cui hai visto deciso... qualcuno dentro? No, però avevo una sensazione strana. Da posto? Sei agitata? Sì. Vai, tranquilla, tranquilla. Io lo chiudo, qua. Vado davanti. Vedete? Adesso. Prima eravamo di là, dall'altra parte. E voglio provare a vedere cosa c'è qua dentro. Sì, ma io ti seguo. Oh, è veramente inquietante, ragazzi. Ma non hai una torcia? Ma no. Qua è dove abbiamo sentito il rumore in questa. Il rumore che veniva qua dentro. Cioè, ragazzi, guardate. Questa è la parte dove abbiamo sentito. Io cammino così. Che rumore. Quindi praticamente siamo. Cioè, ragazzi, guardate, c'è come cammino. La torcia accesa, giustamente. C'è un materasso. Cos'è sta cosa? Siamo dall'altra parte. Ma tutti i pezzi di carta. Guarda, cioè, qua siamo dentro dove abbiamo sentito il rumore che proveniva da qua. Ok, io rimango qua. Vieni, c'è. Ma l'hanno messo apposta per far passare le persone? Sì, qualcuno l'ha messo. La prossima volta non posso intervenire con te. Sì. Mi ricordo di portare le guanti perché mi fa un po' schifo. Puoi uccidermi, ma io vivrò. Ok. Ma questi che ci sono? No, ma sembra tipo... Non, boh. No, no. Ma cosa che vuoi fare? Eh? Se cadi da qua? Come faccio a cadere da lì? Però c'è qualcuno che è passato. Certo, non ho messo apposta per andare di lì. Guarda quanto è nuovo lì il tetto. Nuovo di pacca. Ah. Non c'è un altro modo per salire. Sto cercando di salire. Mamma mia.
mi fa tanto. Jeff? Ehi. Vieni. Sì. Cos'è che c'è qua? Guarda qua per terra. Perché sono... simpatici. Ok. E soprattutto nel muro bianco, a parte la stella con un simbolo satanico con il triangolo sulla punta, ancestrale dallo spazio abissale. Sto riprendendo tutti i muri perché qua, a parte vabbè, i disegni super carini, le scritte sono un po' inquietanti. Ma per le stelle? No, non lo so, mi sento... Posso provare ad aprire il portale? Sì, mi pensavo fosse già aperto. No, l'ho chiuso. Ah. Mi ricordo dove passa. Apri. Quel momento in cui abbiamo parlato, perché sento la presenza di un demone. Sì, non so, sento una... Ma devo stare qua? Sì, puoi stare, puoi stare. Vicino la testa, cioè... Mamma mia, ho avuto una botta di un'entità negativa. Cioè, ho proprio visto questa roba nera arrivare. Boom! Mi è arrivato sto giramento di testa. Adesso mi alzo piano piano. Sì, piano piano. È uscita, non è riuscita a farla andare via. Sì, vabbè, però. Qua io... lo sentivo, qua c'era qualche cosa che. E probabilmente qualcuno che non vuole. Hai la pelle d'oca? Sì, guarda. Ragazzi, anche se comunico col mondo dello spirito, quando arrivano i demoni, mi viene da tremare. Quando arrivano i demoni, purtroppo, che mi attaccano, queste sono le sensazioni. Non succede niente, però ci sono degli abbassamenti energetici. Sì, spaventata con lo te. So, perché è arrivato da me perché ho aperto il portale, lo sentivo, ho fatto l'apertura del portale, appena aperto il portale, perché è arrivato così, boom, lo sento. Non è che, ma cos'è che hai visto? Non è che è uno scontro fisico, cioè lo sento sul campo aurico. Il tiro giù. Sul campo aurico a livello energetico e quindi mi abbassa il campo aurico di colpo. Allora ascolta, adesso volevo, ma era un hotel, un vecchio hotel abbandonato, e poi qua ci sono un po' di storiche di famiglia stranissime con la sala finestre nera. Eccolo là, guarda il caprone 666. Adesso ci arriviamo. Allora ragazzi, adesso vi diciamo di non venire in questi posti perché guardate che cosa dobbiamo attraversare per andare dall'altra parte. Abbiamo attraversato, mi raccomando ragazzi, non fatelo. Ecco qua, questo è un emblematico simbolo del satanismo. Ormai Jessica, io sono affezionata, oramai mi chiamano, ho degli amici nuovi. Praticamente stiamo camminando e nel frattempo comunicando e parlando con la Ghost Box. Gio. Gio. Andare a vedere cosa c'è qui. È pieno di cacca. Fai attenzione, perché qua... Fa caldo, cioè io non ho caldo. Cioè, uno alla volta. Ah, questo? Perché questo pezzo è di legno. Allora, questo è tutto.
Siamo... Jessica si è armata. Sì. Fai vedere la tua arma per difenderti nel caso troviamo qualcuno. Allora, qua, ragazzi, io non so cosa ci facciano qua dentro, che cosa lo utilizzino, però... Infatti è stranissimo ritrovare questo qua. Ma non è qualcosa di... Ma potrebbe essere cosa per fare cemento. La betoniera, tipo, ma che cazzo ci fa qua? No, ok. Potrebbe sì? Essere, ma che cacchio la potete cercare? Infatti. Cioè, io vorrei capire in primis veramente... In quale modo è stato... A parte ciò che hanno fatto, a che cosa serve? E chi ce l'ha portata qua? Perché è pesantissimo. Qua ancora stelle sataniche e siamo in una stanza sempre con la stella rovesciata al contrario. Guardate, siamo praticamente in alto. Attenzione che c'è un cavo d'acciaio. Sì, ho visto. Ci sono. Sei stato tu? Allora, questo pezzo è quello che ti dicevo che vedevo io da là. È lì. Guarda, e arrivi qua. Ok, infatti è quello che... Vuoi andare? Sì, ovvio. È quello che ti fa scendere da quella scala là. Ah, e arrivi guarda solo qua. Guarda quella cosa là in alto. Tieni che faccio lo zoom. Questa qua non sembra tipo un bambino. Anche tu l'hai visto? Certo. Là, in mezzo. No, qua, guarda. Sì, sì. Ma è un bambino. È un bambino. Quello lì, sì, sì. Mamma mia. Riesci a fargli una foto? Schiaccia il tasto bianco, lo vedi?